Una di origine italiana, l'altra nordafricana. Così le fiamme gialle di Milano hanno sgominato due bande criminali dedite allo spaccio di droga. Le indagini condotte dai militari hanno permesso di disvelare una pericolosa catena di sostanze stupefacenti perpetrata da due fratelli marocchini, divenuti punto di riferimento per le piazze di spaccio milanesi e bergamasche. Pare che i soggetti in questione avessero nascosto il ricavato dello spaccio all'interno dei doppi fondi delle auto, nell'intercapedine dei sanitari e nelle camere dei figli. I militari hanno così provveduto all'arresto di 11 soggetti, alla denuncia di altri 7 per detenzione di droga, al sequestro di circa 12 kg di cocaina e hashish e 50.000 euro in contanti. Contestualmente è stato individuato un altro sodalizio criminale di origine italiana.